Così non va, per niente! Samurai! Ehi! Oh! E poi? Silver! Che vuoi fare? Silveren! Trascini un corporativo sul palco, lo fai inginocchiare, lo cosparti di benzina e gli dai fuoco! Johnny! Johnny! Non è la tua band! Guarda che non sei da solo! Samurai! Ehi! Oh! Tu sì, però. Sei solo ad avere problemi con me. Perché tutti gli altri si sono stufati. Non hanno più voglia di provare a farti ragionare. Tu sei fuori, cazzo! Sai benissimo perché l'ho fatto. No, no! Per far incazzare l'Arasaka fino al punto di farti riempire di piombo. Ma sono l'unico che ha una visione. Quindi se non ne hai una migliore, come ti ho già detto, vaffanculo. Cazzo. Il concerto, Kerry, o... Avevi detto che non saresti venuta. Se posso, evito. Ho cambiato idea, tesoro. Ma guardati, tutto teso e incazzato. Peccato, cazzo. Devi sempre rovinare tutto, vero? Ogni momento vagamente piacevole. Il tuo momento? Perché no, cazzo? A volte sai essere un vero bastardo, Johnny. Cazzo, proprio non ti sopporto oggi. Non solo oggi. È avvilente la tua mancanza di sottigliezza. Strano per un artista. Andava tutto bene. Cos'è? Hai cambiato idea? Mi rode il fegato, cazzo. Perché sapevi benissimo come sono fatto. Senti, se fossi uno dei tanti stronzi carismatici e narcisisti che insegue il suo sogno ragionando con il culo, non me ne fregherebbe un cazzo. Ma? È tutta una menzogna. Il concerto, i samurai, tutto. Un'enorme menzogna. Tu non sei un rocker, Johnny. Ammettilo. Dovresti essere per strada come i pazzoidi strafatti a sbavare mentre gridi «Morte all'Arasaka!» Ok. Credi di aver capito tutto di me, vero? Sai bene cosa intendo. Guardati, stai fingendo pure con te stesso. Mi sa che è la cosa che sai fare meglio. Fingere. Hai paura, proprio come Kerry, vigliacchi. Solo io ho le palle per dire all'Arasaka il fatto suo. E la cosa vi terrorizza. Tutti quanti. Ma certo, Johnny Silverhand, incompreso da tutta Night City. Giusto, è questo il problema.
Sei confusa. Siamo venuti qui per farci una scopata, non perché tu mi facessi la predica. Mi sa che per oggi abbiamo dato. Puoi levarti dai coglioni. Ma io pensavo... che ci fosse qualcosa tra noi e che questo ti permettesse di criticare qualunque cosa faccia. Hai proprio una bella immaginazione. Ehi, dove vai? Ho altro da fare. Silverhand! Ehi! Alt. Gran pezzo, giù! Risparmiatela. Non so perché. Can't kill me, cause the serious ones! Domani suoniamo ancora. Potresti fare un salto. Andiamocene da qui. Vieni a farti un drink, Silver Rocker? Un'altra volta, Chumba. E se non ci fosse nessun'altra volta? Ah? Johnny Boy? Lasciatemi andare! Vaffanculo! Lasciatemi in pace! Johnny! Lasciatemi andare! Hanno sistemato per bene. Su, è ora di alzarsi. Quanto tempo, Johnny Boy? Cosa sono? 2 settimane dall'ultima volta che ti ho ricucito? Cazzo, se mi sei mancato. Ah! Stronzate, figlio di puttana. Non ti sei nemmeno degnato di chiamare. Dovevi tornare per il controllo. È come un figlio per me. Sì, lo vedo. Come va lì sotto? Cazzo, ti ho infilato così tanti tubi su per il culo che ancora un po' e puoi pisciare caffè e latte a comando. Ti ho anche messo un fegato sintetico. Il tuo sembrava un sacchetto di carta pieno di merda. Perfetto. Ora vivrò per sempre. La vedo dura. Dov'è Alt? Dov'è chi? La donna che era con me. Lui mi ha portato solo te. Merda. L'hanno presa. Non li ha visti nessuno. Chiedi al tuo salvatore. Dice di chiamarsi Thompson. C'eri tu? Lì, a Watts. Dobbiamo parlare. Ok. Stai insieme con lo spunto, ma dovresti cavartela. Riposati un po'. Basta qualche ora. Fai assestare i punti. Johnny. Vaffanculo. Tanto non mi ascolti.
Cosa hai visto? Non molto. Volevano lei. Di te non gliene fregava un cazzo. E tu? Te ne sei stato lì impalato, cazzo in mano, a pensare alle farfalle. Ci avrebbero sbudellato entrambi. Hai visto quant'era veloce quel tizio? Certo che no, era una scheggia. Impianti del genere non li trovi dal rigattiere. Allora, cosa stai cercando? Vuoi una storia? Fresca per i Quotifax? È per questo che mi hai raccolto dal marciapiede? Nah, la mia storia ce l'avevo. Ma poi l'hanno infilata in un furgone e sono scappati. Tu... hai intenzione di fare qualcosa? Era la tua donna, no? Il rapimento di Alt è un danno collaterale. L'hanno presa per arrivare a me. Hai idea del lavoro che fa? La ragazza è uno dei migliori runner in circolazione. Quindi? Quanti ce ne sono? No. L'unico collegamento che ha con l'Arasaka è che si scopa Johnny Silverhand. Ultimamente ha lavorato per l'ITS. Ha programmato un Black Ice da paura per loro. Una tipa da non sottovalutare. L'Arasaka la vuole per sé. Il rapimento è stata una normale estrazione intercorporativa. Aspetta. Alt doveva incontrare te stasera. Ha detto che potevo aiutarla. Non scherzava. L'Arasaka ci aveva già provato, ma ad Alt era andata bene. Era sfuggita alle loro lame damantide. Ha detto a me che aveva paura ed è venuta da te. Sì. E francamente comincio a capire perché. Ok, quindi cosa vogliono? Il Soul Killer, un IA. Ti dice qualcosa? Ah, certo. Una leggenda metropolitana con un nome di merda. Non è una leggenda. Il Soul Killer è reale. E la tua Arasaka ha appena assunto la runner che l'ha programmato. Pensa all'Arasaka con il pieno controllo del Soul Killer. Brutta storia. Te l'immagini, Rocker? L'Arasaka sarebbe... Ok, dimmi il resto mentre andiamo. Percepisco qualche dubbio. Una storia trita e ritrita. L'Arasaka ha voluto provocarmi. E c'è riuscita. Quindi, che vuoi fare? Vieni con me? Dove? All'Arasaka Tower. A riprendere Alt. Io e te da soli. Ti ha dato di volta il cervello. Prima passiamo dall'Atlantis. Ho qualche ciunni. Aspetto in macchina, non metterci tanto. Aspetterai quanto devi aspettare. Dove cazzo è Rogue? Di sopra. Siediti. Non muoverti. Silverhand! Ho qui una cambiale con sul tuo autografo! È il tuo giorno fortunato. Grazie mille. Vuoi un drink? Il solito. Grazie. Hai visto Rogue? È di sopra. Ma ho sentito che voi due non... Beh, hai sentito male. Del cazzo. Johnny, me la dai una mano? Credevo non volessi più parlarne. Boh, a quanto pare lo sto facendo. E adesso? Adesso puoi anche andare a fanculo. Sai con chi stava parlando? Johnny! Come va, Engels? C'è un incontro privato in corso. Anche Rogue è lì? Sì, solo che... Sì, incontro privato, ho capito. Prometto di essere super discreto. Ti
odio questa cazzo di... Johnny! Mi serve il tuo aiuto. Stiamo aspettando un cliente. Uno che apprezza la discrezione. Mm-hmm. Così discreto che non è nemmeno venuto. Inutile restare qui, allora. Anch'io ho un lavoro per voi. È urgente, ma la paga è buona. Quanto? Fatti i cazzi tuoi, non ti riguarda. Ora sì. Il rocker ha tirato fuori il portafoglio. Non ci arrivi. Non è qui per un cazzo di lavoro. Mi sta prendendo per il culo. L'ultima allora volta... Ora stavolta fatti furba. Fatti pagare in anticipo. Allora? Quanto, rocker? Vi pago il doppio della vostra tariffa. Il triplo. E vieni con noi. Se lei non si fida di te, non mi fido neanch'io. Ok. Affare fatto. Davvero urgente. Cazzo, Johnny! Non ti sei accorto che ti seguivano? Mr. Silverhand, ora vieni con noi. Certo. Fatemi solo finire questo. Quando avremo finito, li raccoglieranno. Li abbiamo in pugno! Un elicottero! Davvero! Li hai fatto incazzare questa volta! Prendiamo unità! Da tutti là! Problemi. Ci scommetto. Abbiamo parcheggiato fuori. Vieni. Thompson mi aspetta in macchina. Chi? Media, non lo conosci. Sparate! Sbarazzarcene! La prossima a destra! Vai!
quindi chi è che dobbiamo tirar fuori dall'Arasaka? Alt Cunningham, netrunner dell'ITS. Ah, certo. La torre deve essere lì. La storia migliora ogni minuto che passa. Come vorreste fare? Uno di voi due stronzi ha un piano? Sì, li distraiamo, facciamo casino. Nance, lei sa come radunare una folla. La chiamo. Organizziamo un party sotto l'Arasaka Tower e alziamo il volume al massimo. Addio finestre. Sarà un concerto da ricordare. Sono sulla scena alla Arasaka Tower e tutti affermano che è stato diffuso un agente psicoattivo che ha causato il caos tra la folla. Ah, ottimo. Stai registrando tutto. Perché? Vuoi salutare il pubblico a casa? Fa quello che devi fare, ma sta lontano da me. Questo Thompson, lo conosci bene? No, ma che importa? Non mi piace, non mi fido di lui. E i media portano sfiga. Cosa? Sfiga. E se qualcuno poi trova la registrazione di noi che ci infiltriamo nella Arasaka Tower? Preoccupatene se ne usciamo vivi. Dai, non c'è molto tempo. Ingaggio al nemico! Dobbiamo trovare il mainframe. Adesso così. Uomo a terra, prendete la sua posizione! Lasciate qualcuno anche per me! Stop, mi ricarico! Dammi un secondo, ci penso io. Copri. O no, arrivano. Quattro in più. Prepara. Sulla testa! Beh, abbiamo vinto. Sono sotto tiro! Non può essere! Dove sono i miei cazzo di rinforzi? Qualcun altro? Eh? No? Così. Minigun, là. Arrivato. Deve essere qui da qualche parte. Attacco terroristico! Una soluzione? Ci provo io. Porca puttana! Prova questa. Ah, ecco tre, perché ce lo siamo portati. Due, dietro. Uno. Perfetto. Fatti indietro. Attacco terroristico! Consiglio di non disturbarla. Cosa hai fatto ad Alt? L'ho messa al lavoro sul progetto della vita. Levati dal cazzo. Alt,
Alt, avanti, non farlo. Cazzo! Johnny. Che cazzo fai? Stai ancora riprendendo. È inutile. Lei non... Johnny! Oh, fermati! Vuoi ammazzarlo? Dobbiamo andare. Johnny è morto. Su, forza. Di quello che vuoi dire. Non mi avevi detto nulla di altro. Cioè? Cosa dovevo dirti? Non so. Che stavate insieme. Che ha programmato lei il Soul Killer. Che è morta. Come cazzo ci aiuterà ora? Facciamo una seduta spiritica. Non è morta. È riuscita a fuggire. Ho visto il suo cadavere. Alta è scappata. Nella rete. Quando l'hai scoperto? Quando mi ha contattato poco tempo dopo. E? Che ti ha detto? Che era prigioniera nella sottorete dell'Arasaka. Che non potevano farle nulla. E mi ha detto di non andare a cercarla. Cosa? Perché? Questa volta voleva solo che lasciassi perdere. Perché erano già morte troppe persone per niente. E tu cosa hai fatto? Mi sono procurato due cariche termonucleari. E sei tornato alla Arasaka Tower. Come sai che Alta è ancora in giro? Era mezzo secolo fa. E tu eri rinchiuso nel Mikoshi. La Netwatch potrebbe averla trovata anni fa. Oh, ci hanno provato, credimi. Ma i loro cervellini da corporativi non potevano nulla contro un'IA che sa come pensa la gente. Sono andati a cercarla al Crystal Palace. Stava costruendo la città fantasma per la Kantao. E Rogue era con te, di nuovo. L'ho pagata bene. L'hai detto anche tu, era la migliore. Aveva diversi contratti. Ma per qualche strano motivo, ha accettato il lavoro di un rocker suicida. Uno che non vedeva l'ora di farsi ammazzare dalla Arasaka. Erano altri tempi. All'epoca i mercenari non vendevano il culo alle corporazioni. Bastava che gridassi facciamo il culo alla Arasaka e facevi bagnare le mutande a qualsiasi mercenario. Rogue inclusa. I Voodoo Boys credono di sapere dove sia. Dietro il Blackwall. Dove nessuno può raggiungerla. E Brigitte vuole andare là solo per entrare in contatto con Alt per parlarle. Cacin! È sembrato un po' più di un attimo. Ho visto un bel pezzo della vita di Johnny e di Alt. È possibile. I dati che riguardano Alt sono collegati a una forte traccia di memoria nel costrutto. Molto forte. Questi ricordi devono aver evocato una reazione emozionale molto potente e si sono proiettati sulla tua coscienza. Emozioni, sì. Parecchie. In che condizioni è il costrutto? Ha abbastanza dati intatti da convincere Alt che sia autentico. Cosa vorrebbe dire? Quindi? Ha funzionato? Sì, abbiamo estratto il frammento necessario dall'engramma di Silverhand. Ora siamo pronti a contattare Alt. Prima dobbiamo andare più in profondità. Oltre non esistono confini. Pochi sono andati dall'altra parte e nessuno è mai tornato. Lei sa
sarà la prima. Perciò, in realtà, non avete la minima idea di cosa ci sia oltre quel coso. Ma lo scopriremo presto. E queste forme che vedo? IA selvagge, libere, in cerca di un passaggio. Ho fatto la mia parte. Ora tocca a voi. Prima che attraversiate il muro, voglio che rimuoviate la psiche di Johnny. Non lo attraversiamo. Porti tu il codice dall'altra parte. Non ho molte opzioni, però. Ali. Come passo dall'altra parte? Brigitte? Alta! Johnny, non puoi restare qui. Alt Cunningham. Alt. Parleremo qui. Tranquillo, lascia fare a me. Johnny. Hai attraversato il Blackwall per incontrarmi. Significa che va tutto bene? Che tra noi è tutto a posto? Ho riconosciuto il codice del tuo engramma, ma non so perché sei qui. Per darti la chance di ripagarmi per averti tirato fuori dalla Rasaka Tower. V, questa è Alt, la miglior netrunner che Night City abbia mai visto. Alt, questo è V. Devi salvargli la vita. Questo chip, il Relic, mi sta uccidendo. Il costrutto che contiene si sta facendo strada nel mio sistema neurale. Questo lo vedo. Ma perché è un mio problema? E perché non dovrebbe? Tu hai creato il Soul Killer. Tu hai dato alla Rasaka una cazzo di superarma che ha demolito me, te e metà dei Netrunner di Night City. La tua morte è stata una tua responsabilità. Cristo, Alt! Sono venuto a salvarti. E adesso mi dici che non è un tuo problema. Non lo è. L'Alt Cunningham che hai cercato di salvare alla Rasaka Tower non esiste più. Dovrebbe essere ovvio per te, visto che sei il responsabile della sua morte. Non sei morta per colpa di Johnny. Come fai a saperlo? Ti ho visto nei suoi ricordi. È stato un incidente. Quello che hai visto è una visione soggettiva di quello che è successo. Un resoconto degli eventi distorto che Johnny ha immagazzinato nel suo subconscio e rivissuto all'infinito. Non ha niente a che fare con la realtà. Se non sei Alt, chi sei? Uso i suoi dati mnemonici. Ma dai, hai trovato lì l'atteggiamento da stronza glaciale. Ok, capisco che odi a morte Johnny, ma io... Non posso aiutarti. Non puoi o non vuoi? Non posso. Per poterlo fare, mi serve accesso a tecnologia più avanzata. Cosa? Ma sei stata tu a creare il Soul Killer? Il programma che ho creato ha poco in comune con quello modificato dalla Rasaka. Ok, che mi dici del Mikoshi? È abbastanza avanzato per te. Se ottenessi accesso al Mikoshi, esso cesserebbe di esistere. Bene, è già qualcosa. Noi ti facciamo entrare nel Mikoshi e tu aiutimi, d'accordo? Cosa puoi fare per me, esattamente? Chiunque abbia incontrato finora ha detto che sono sbacciato. Con chiunque intendi Hellman? Il leccaculo personale di Saburo? Quando il residente del Soul Killer sarà dentro il Mikoshi, io creerò un tuo costrutto, per poi districare la tua rete neurale da quella di Johnny. Dopodiché reinserirò il tuo engramma nella tua forma mortale. Quindi mi salverai la vita, ma dovrai uccidermi per farlo. La tua coscienza, gli engrammi neurali, saranno salvati come dati. Il resto cesserà di esistere. Il resto? L'anima. Non ho dato io il nome al programma.
Ma il Soul Killer fa precisamente ciò che promette di fare. Non me ne frega un cazzo di queste stronzate. V torna nel suo corpo, no? Non cambia niente. Cambia tutto. Lo sai bene. Bene, allora abbiamo un piano. Ma come entrerete nel Mikoshi? Ho creato eserciti che non sono riusciti a entrarci. Erano figli della rete. Quello era il problema. Noi contiamo sul fattore umano. Apriremo una breccia ed entrerai nel Mikoshi. Allora, siamo d'accordo? Sì, siamo d'accordo. Trovate il modo di entrare nel Mikoshi. Io preparo un programma per aiutarvi a navigare nella rete locale. Come ti contatto una volta pronto? Questo è l'indirizzo di una BBS. Sarà il nostro canale di comunicazione sicuro. E con i Voodoo Boys come la mettiamo? Non vi ostacoleranno. Questi erano gli accordi. E così sei sopravvissuto? Sarebbe interessante vedere come procede il vostro accordo con Alta. Non sarà facile fregarla. E ho idea che non abbiate altri modi per fare affari. Osi farmi la predica? No, tempo è fiato sprecato. Meno male che abbiamo finito. Non voglio più avere a che fare con voi. Allora vattene. Sarai molto deluso. Perché? Perché in fin dei conti non puoi uccidermi. Non dipende da me. Hai sentito cosa vuole Brigitte da Alta? O non sei abbastanza importante da saperlo? Come per il biochip. Vuoi provocarmi? Pensi che sia una cosa furba? Bingo. Come sto andando? Puntando il dito contro di me. Guarda! Era il tuo cuore. Riposati. Non voglio che mi stramazzi al suolo mentre siamo in azione. Bla 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 bla, fanculo la sacca, bla bla bla, distruggere il Mikoshi. Stai proprio diventando me. Mi sa che hai ragione. Litighiamo come due vecchi su una panchina al parco. Dovremmo cominciare a fidarci l'uno dell'altro. Sai essere convincente. Sprizzi carisma da tutti i pori quando parli. Ma poi mi viene in mente l'atomica che hai fatto esplodere nella City, senza rimpianti né rimorsi. L'obiettivo era il Mikoshi, volevo distruggerlo. Ho dato all'Arasaka il tempo per evacuare l'edificio. Sapevi che avresti ucciso della gente. Non dire stronzate! Anche tu togli parecchie vite. Ti sei mai fatto problemi? Hai ragione. Siamo una bella coppia. No, noi due non siamo uguali. Per quello che ho fatto alla Arasaka Tower, non ho dubbi né rimpianti. Inganna qualcun altro con queste stronzate, non me. E tu?
tu che ne sai? Non so cosa sto facendo. Diventare una leggenda. Era tutto quello che volevo. È già tanto se riesco a sopravvivere. Vuoi conoscere il valore di una persona? La morte. Mentila di fronte alla morte. Credimi, tu puoi ancora diventare qualcuno. Già, forse. Com'è stato quando sei morto? Ero sul tetto del mondo. Fallire non era un'opzione né un pensiero, finché non è successo. Ma la morte è diventata reale. L'ho capito solo ora. Ora? Hai avuto mezzo secolo per farci i conti. Il Mikoshi era come... non so... come dormire. Niente coscienza e neanche senso del tempo. Non sembrava successo. Mi hanno fatto quello che volevano. Ricordo soltanto freddo, vuoto e paura. O quella era la tua di morte. Oh, capisco perché odi quel posto. Non dovrebbe esistere. Di tutto il dolore e la distruzione che le corporazioni infliggono al mondo, niente è peggio del Mikoshi. Sai perché? Cambiano la persona che sei. Ti trasformano in qualcun altro senza che tu te ne accorga. Sì, è questo, cazzo. Le corporazioni si sono già prese il mondo intero. Ora vengono a prendere noi. Ti accorgi che quello che stai facendo a me è la stessa cosa che l'Arasaka fa nel Mikoshi? Sì, lo so. E voglio sistemare le cose. Su, rimettiamoci al lavoro. Andiamo.